Benvenuti su Meteograd, le previsioni meteo sempre con te. Iscriviti al canale e lascia un mi piace. Grazie. Sintesi preliminare. Miglioramento al nord ed in area centrale, mentre il sud risentirà ancora di una goccia fredda sul Nord Africa, arrecante precipitazioni sparse e qualche temporale. Recrudescenza instabile per tutti nei giorni successivi. Analizziamo assieme tutti i dettagli. Evoluzione sul comparto euro-mediterraneo per lunedì 21 ottobre 2024. Vaste depressioni oceaniche sui settori inglesi, verso la Scandinavia, manterranno il getto perturbato zonale disteso a medio-alte latitudini, consentendo la permanenza di un campo anticiclonico su buona parte del continente europeo. Tale campo anticiclonico, costituito dall'unione dell'Alta delle Azzorre con un anticiclone tra Europa orientale e Russia, tenderà ulteriormente a spostarsi verso sud, determinando un miglioramento in area alto-mediterranea. Tuttavia insisterà ancora una goccia fredda sul Nord Africa, alla base di instabilità persistente sul Sud Italia. Previsioni meteo in area italiana per lunedì 21 ottobre 2024. Nord, generale miglioramento con ampie schiarite sul comparto orientale, mentre procedendo verso ovest avremo nuvolosità più compatta che non è escluso possa dar luogo a qualche sporadico piovasco a ridosso delle Alpi occidentali. In serata cieli sgombri da nubi su buona parte delle zone. Centro, tempo in miglioramento con ingresso di schiarite, più ampie lungo la fascia tirrenica, specie centro-settentrionale. Qualche nube in più insisterà sul versante adriatico, in particolare a ridosso dei rilievi. Dalla sera aumento delle nubi alte e sottili da sud verso nord. Sud e isole. Una goccia fredda situata sul Nord Africa alimenta ancora condizioni di marcata instabilità specie all'estremo sud e sulle isole, dove avremo rovesci sparsi e qualche temporale, a tratti intenso. Altrove generalmente asciutto, ma con presenza di molta nuvolosità. Temperature massime in lieve aumento, specie nelle zone interessate dalle schiarite pomeridiane. Minime nel complesso stazionarie o in leggero calo nelle pianure interessate da schiarite nottetempo. Ventilazione moderata in rotazione ciclonica attorno ad una goccia fredda in area nordafricana a sud della Sardegna. Attese raffiche fino a forti sul Tirreno e sul comparto insulare. Mari da poco mossi in area adriatica a mossi altrove. A tratti molto mossi sui bacini insulari. Tendenza meteo in area italo-mediterranea fino a mercoledì 23 ottobre 2024. Un vasto campo anticiclonico, la cui parte più attiva si trova tra Regno Unito e Danimarca, interessa buona parte del comparto europeo, mentre in area mediterranea permangono aree instabili in quota. Infatti sulla nostra penisola avremo nuvolosità irregolare, accompagnata da precipitazioni sparse, che nella giornata di martedì interesseranno a macchia di leopardo il comparto meridionale ed insulare, spingendosi verso nord in forma isolata fino sulla Toscana. Al sud saranno possibili anche degli sporadici temporali. Situazione del tutto similare per mercoledì, con le precipitazioni che riusciranno ad interessare in forma più decisa anche le regioni settentrionali. Temperature in lieve calo nei valori massimi con venti fino a moderati. Grazie a tutti della vostra attenzione. Iscriviti ed attiva la campanella per non perderti gli ultimi aggiornamenti meteo.